Gli attrezzi da lavoro degli schiavi carpentieri della villa suburbana di Civita Giuliana è l'ultima scoperta nel quartiere servile di Pompei, indagata scientificamente sin dal 2017. ...quando fu strappata agli scavatori clandestini... ...grazie a un accordo tra il Parco archeologico di Pompei... ...e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Un ambiente conservato in maniera eccezionale... ...come gli altri due scoperti nello stesso settore... ...con i letti degli schiavi... ...dove è stato possibile realizzare i calchi di mobili... ...e di altri oggetti di materiali deperibili... ...legno, tessuti, corde. Un'ulteriore stanza amplia allo spaccato di vita degli ultimi attimi. L'ambiente continua un letto ma anche attrezzi di lavoro e quello che sembra un telaio, forse di un altro letto, smontato. Si riconoscono inoltre ceste, una lunga corda, pezzi di legno e una sega con lama, che sembra non tanto diversa dalle seghe tradizionali usate fino a poco tempo fa. Individuato persino un pezzo della corda, sempre come impronta nel sottosuolo, che la teneva sotto tensione. Si tratta di un esempio virtuoso di sinergia tra il Ministero della Cultura, il Parco e la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha detto il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuctrigel. Gli ambienti dei patroni ma anche degli schiavi, come questo qua, dove troviamo le brandine, eh, gli, gli attrezzi, ehm, gli oggetti di vita quotidiana. Tutto conservato come se fosse una fotografia di un mondo tramontato grazie alla tecnica dei calchi, oggetti deperibili come legno, tessuti, ma anche le vittime a volte dell'eruzione eh, lasciano un vuoto nella cinerite nel suolo, eh, questo vuoto può essere riempito con il gesso durante lo scavo ed ecco vediamo riemergere dal suolo le forme eh, degli oggetti e a volte anche le vittime dell'eruzione. Una documentazione davvero unica, siamo molto contenti di questa collaborazione con la Procura, ci dà grandi soddisfazioni anche a livello scientifico e adesso continueremo gli scavi anche grazie al finanziamento in legge di bilancio voluto dal Ministro Sangiuliano per una campagna di scavi nazionale a Pompei e in altri parchi archeologici